Bentornati sul canale, io sono sempre Giulia ed oggi siamo qui perché vi porto il book haul del mese di ottobre. Siamo ufficialmente in autunno, la mia stagione, una delle mie due stagioni preferite. Non, vi avviso già che non ci sarà il wrap up del mese appena passato, perché io nel mese di ottobre ho letto un libro di cui vedrete sicuramente un book talk a questo punto, e magari ve ne accennerò un attimino nel wrap up di novembre, perché ottobre è stato così, non ho avuto un attimo e non ho neanche letto, non sono in blocco del lettore, anzi, diciamo che sto leggendo talmente tante cose per scrivere la mia tesi che poi sono presa da mille impegni, quindi no. Partiamo subito con gli ebook. In ottobre devo ringraziare la Gowar Edizioni e Luca in particolare, perché mi hanno mangiato dei primi due volumi della trilogia vittoriana, mi pare che si chiami così, di Laura Costantini, ossia Il ragazzo ombra e il suo seguito, ossia Lord Kieran di Lennox. Entrambi, quando mi è stato proposto di leggerli, sono rimasta contenta perché in realtà erano entrambi nella mia wishlist dopo che ne avevo sentito parlare, straparlare benissimo da Giada di Lidia Kensevas e non solo. Chiunque ha letto soprattutto il primo libro ne è rimasto contento e quindi volevo assolutamente avere l'opportunità di affrontarli. Avevo anche iniziato a leggerli, ma ottobre, come vi dicevo, è stato un mese così e quindi non sono riuscita a fare e a leggere tutto quello che volevo. Proseguendo poi, dal momento che ad inizio ottobre era ancora in corso, erano gli ultimi giorni di promozione della Fazzi Editore, dove aveva tutto il suo catalogo almeno al 25% di sconto, ho deciso di recuperare alla fine tra tanti titoli, ho dovuto scegliere per disponibilità economiche e quindi ho scelto di recuperare un libro di un autore che io ho amato l'anno scorso, che ho conosciuto tramite il suo, diciamo, romanzo più importante ed è stato una delle mie letture più belle, se non credo il più bello del 2017, e sto parlando di Wajid Mouawad, che è l'autore, e io ho recuperato Il volto ritrovato. Volevo recuperarlo in realtà già l'anno scorso quando c'era stata la promozione della Fazzi, io avevo recuperato Anima e di lui e Notti al circo della Carter. Non avevo deciso di prendere questo perché non conoscendo l'autore ho detto non vado a prendere già due libri dello stesso autore che magari non mi piace. Me ne sono pentita talmente tanto che ho detto questo sarà uno di quelli che sicuramente recupererò non appena avrò la possibilità, non appena la Fazzi farà un'offerta. Infatti così è stato. È nettamente più piccolino di Anima, ma sono molto curiosa di leggerlo. So che la Spicci, la Valentina, quest'anno l'ha letto quando per la BookTube Italia Legge Indipendente era uscita appunto la Fazzi e so che ne era rimasta lo stesso piacevolmente colpita, quindi ho altissime aspettative e sono curiosissima. Non contenti, in questo mese ci sono stati anche gli sconti sulla Rizzoli e quindi io ne ho approfittato per prendere l'ultimo volume che mi mancava di una serie che ho concluso in realtà di recuperare qualche mese fa, però questo diciamo era uno spin-off che mi mancava per completare diciamo tutto il pacchetto. Sto parlando dei racconti degli speciali di Ransom Riggs, che si può dire è l'ultimo volume dedicato a questa saga, la casa per bambini speciali di Miss Peregrine o per ragazzi speciali di Miss Peregrine. La volevo perché, allora voi sapete che c'è un'edizione flessibile, mi piace un sacco, quindi ho aspettato un pochino che uscisse la flessibile anche di questa, per completare l'opera ci stava benissimo. Inoltre ho sentito molti che sono rimasti più soddisfatti di questi che del secondo e terzo volume della serie, quindi ora proprio davvero, se già prima non avevo scuse per terminarla, ora davvero non ho proprio scusanti, quindi in realtà è una serie che spero di portare a termine entro l'anno, comunque di affrontare, perché il primo mi era piaciuto tantissimo, il film l'ho adorato grazie ad Eva Green, anche se comunque ho preferito il libro e sono curiosa di vedere come va avanti. Poi ad ottobre c'è stato un bellissimo evento, ossia qui dalle mie parti c'è stato una specie di fiera della letteratura, della lettura, si chiamava la fiera delle parole, non mi ricordo, dove come in tutte le fiere a tema libri c'erano degli incontri con autori, discussioni eccetera eccetera, e io ho avuto la fortuna di andare ad assistere all'incontro con Stefano Benni. Stefano Benni sapete che è uno dei miei autori preferiti, è stato l'autore diciamo con cui io
ho cominciato ad approcciarmi alla lettura da grandi, cioè sono passata dalle letture che si facevano in età adolescenziale. I primi libri che ho voluto affrontare, vi dicevo, da grandi, tra mille virgolette, li ho affrontati appunto grazie a Stefano Benni. L'ho conosciuto grazie a Stranalandia, al Bar Sotto il Mare, a Bar Sport. Sono tutti libri che io ho amato. Mi piace molto lo stile di Benni. Trovo sempre che sia affascinante andare a questi incontri qua, perché spesso magari tu conosci un autore per un'opera o per due opere e escludi altre sue perché secondo te non possono entrare nelle tue corde, invece quando ti ritrovi a contatto con l'autore che te le spiega, eccetera, ti prende la curiosità. Per questo io ho deciso che uno dei miei buoni propositi, non dico per quest'anno perché è impossibile nel tempo, è recuperare tutta la biografia di Benni, che per chi conosce l'autore sa che è molto vasta perché ha prodotto molto. In quell'occasione mi sono fatta anche autografare la mia copia di... In quell'occasione mi sono fatta infatti autografare anche Il Bar Sotto il Mare, che per me è una delle sue opere che ho nel cuore, appunto perché io ho iniziato a leggere con questo libro, ho conosciuto lui con questo libro, no, veramente con Stranalandia, comunque vabbè, e ho deciso di farmi autografare questo, quindi sono molto molto contenta. E poi un altro che avendo tutti i miei libri negli scatoloni al momento, ho preso gli ultimi libri che avevo preso suoi, quindi mi sono fatta autografare Prendi Luna, anche se a dire il vero è un libro che devo ancora leggere suo, però insomma prima o poi lo leggerò, spero che mi piaceranno come gli altri. Invece questo mese di Stefano Benni ho recuperato, quindi in una capatina al libraccio, perché la fortuna di voler recuperare la biografia di Benni è che al libraccio li trovi sempre a offerte stracciate 3-4 euro così, e quindi ho deciso di cominciare a recuperarle tutto piano piano. L'idea mia è quella di recuperare, di leggere tutte le sue opere in ordine cronologico, anche per capire la sua evoluzione, dopo che ce l'ha spiegata all'incontro, capire l'evoluzione anche leggendolo. Però insomma intanto recupero i libri e quindi questo mese di suo ho recuperato Spiriti. Le trame di Benny a me attirano sempre perché sembrano sempre divertenti, accattivanti. Poi, passando invece ad un regalo che mi è arrivato questo mese inaspettato, una mia amica mi ha chiesto la wishlist, ma pensavo che me la chiedesse appunto in previsione del mio compleanno per mettersi d'accordo con le altre mie amiche su cosa farmi. Invece un giorno ho ricevuto un pacco di Amazon che non previsto e ho detto: ma che cavolo? Quando ho letto il bigliettino che qui lo userò come segnalibro, ho capito che era lei e sono rimasta contentissima, e per questo devo ringraziare tantissimo la mia Franci, grazie mille Franceschina, e mi ha regalato uno appunto dei libri che avevo in wishlist, che è di Deborah Harkness, Il libro della vita e della morte, che è il primo volume della trilogia dal quale è stata tratta la serie TV che adesso sta andando in onda, credo su Sky, che è Discovery of Witches. E perché mi pare che proprio la trilogia, il primo volume della trilogia originale in inglese sia proprio Discovery of Witches, quindi sì, per quello si chiama così la serie TV. Mi incuriosisce tantissimo, ho solo letto la trama sia della serie TV che dei libri, perché io non ho Sky, però voglio recuperarla in qualche modo. E questa edizione è stupenda. Adesso purtroppo il secondo è introvabile, c'è solo il terzo, e fra l'altro in un'altra edizione, non so perché PM fai queste cose qui. Comunque, intanto comincerò a leggere sicuramente questo qui perché mi incuriosisce, anche se è un mattonazzo. Quindi, Franci, concedimi tempo perché lo leggerò, sta sicura, anche perché lo vuole prestato anche lei. Però sì, insomma, devo trovare un attimo il tempo, ma sono felicissima e non lo so, mi incuriosisce tanto. Voi sapete che io e i temi delle streghe andiamo a braccetto. Last but not least, anzi, non è stato proprio l'ultimo, questa è stata l'ultima entrata di questo mese, però quella che mi ha reso più orgogliosa questo mese è stata una vera botta di sederone. Allora, voi sapete che io sono una Potterhead, voi sapete se avete visto anche la mia Harry Potter Collection, che in caso vi lascio linkata qui. Io colleziono, vabbè, ho i libri in edizione italiana, sto collezionando quelli in inglese, illustrati da Jim Kay, eccetera, però mi piacciono tantissimo tutti i libri legati anche ai film, quindi dal libro al film, ho il volume di Artifact Vault, tutti comunque in inglese perché essenzialmente non sono incomprensibili e di solito costano quasi la metà rispetto a quelli italiani.
Uno di quelli che mi mancava era, mi pare che ci sia quello delle creature, ma non è che mi interessi neanche quello dei personaggi. Uno di quelli che mi mancava era questo qua, ossia Magical Places from the Films. Sono contentissima perché lo desideravo un po' per completare la mia collezione, un po' perché quello che per me ha reso tanto magico questa serie di film o comunque i libri sia proprio l'idea delle ambientazioni, i luoghi che vengono ricreati. Sapete, l'idea che esistano, alcuni esistano nella realtà, poterli andare a visitare prima o poi. Vedete qua il solito si presenta, aiuto, scusatemi, come gli altri. Questo è il negozio dei Weasley, insomma, sono rimasta contentissima. Io lo puntavo da tanto questo finché non mi è aia, porca miseria. Finché non mi è comparso sotto al prezzo, diciamo, originale. Guarda, altre offerte a partire da 7,77 euro. Ho detto, vabbè, me lo segnava come usato in ottime condizioni. Siccome io l'ultima volta che ho preso un usato in ottime condizioni era The Resurrectionist, pagato la metà ed era come nuovo, ho detto. Se è in ottime condizioni, a me che sia usato non me ne frega niente, cioè lo pago meno della metà perché questo stava 25 sterline, quindi insomma 30 euro, ecco. Pagarlo 7,77, forse ci ho aggiunto le spese di spedizione, vabbè comunque 10 euro in tutto, ho detto no, deve essere mio. La mia fortuna è stato che quando mi è arrivato nuovo, ma no! Ottime condizioni usate pari al nuovo. No, no, era in incellofanato. Infatti avevo fatto l'Instagram Stories dove rimanevo dico ma come io l'ho comprato usato, invece era ancora col cellofan tutto attorno, quindi è perfetto. Io sono rimasta contentissima di questa cosa. Cioè già ero contenta di averlo trovato in super offerta, anche se usato. In super offerta è nuovo, cioè sono rimasta felicissima. E quindi si va ad aggiungere alla mia collezione. Vi dico onestamente, devo ancora trovare il tempo di sfogliarlo tutto con calma, ma non lo so. A me piacciono questi libri perché quando magari non si ha il tempo di riguardare i film, di rileggersi i libri, anche solo sfogliare le pagine così e rivedere certe immagini, certe scene, non lo so, mi dà un senso di conforto, di calore che solo Harry Potter sa dare. Bene, queste erano tutte le mie entrate del mese di ottobre. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi titoli, se li avete letti, quali sono state le vostre. E noi ci vediamo sul canale al prossimo video. Come al solito, vi lascio il mio link per iscrivervi e il faccione per iscrivervi, scusate, e il link ai miei ultimi video. Come al solito, io vi chiedo sempre, ricordatevi, se il video vi è piaciuto, di mettere un bel pollicione in su e di commentare. Un bacione a tutti e alla prossima!